Du siehst mich heint mit einem Grinsen, weil ich einen Seelenfrieden find mir richtig geil. Pläne schmieden und dahinter sein, ist Reiki Flias, die bin so heim. Mein Weg zu gehen für die Kinder leicht, find mein Leben schien. Dici il dialetto tedesco? Ecco. Madonna, è tutto. Questo era. Cosa. Sì. Ma non sì, è sì. Proprio un tedesco, è un'altra lingua. Cioè, okay. se tu vieni qua dalla Germania, e magari a Bolzano ci capisci ancora, però come già detto, sempre se vai su nelle valli, io faccio fatica a capire chi vive in Schlanders, per esempio. Ah. Cioè, quelli parlano in una maniera, si mangiano metà. Madonna, Salentino devi essere nato per capirli. Cioè. Lì, per il, ma già fa parte facile, dici di Gheaz. Di Gheaz. Di Gheaz. Okay. Cosa fai? Was machst du? Was tust? Was, oh, like tun. Che sarebbe was tust du, però da noi si dice, non si dice was machst du, si dice was tust. Ah. Dove vai? Wohin gehst du? Wo gehst du hin? Wow, cioè, è tutto, sembra quasi napoletano lì. Sì, con sì, sì, è napoletano. L'italiano è napoletano. È proprio così. Ecco. Gli italiani cattivi, diciamo, ci chiamano dei crocchi ogni tanto, che broccoli dicono, non so da dove viene questo, però lo sento Madonna. In giro, no? Insomma, tra i giovani è abbastanza a posto, non è che ci sono. Certo. Però crocchi sì. Crocchi. I tedeschi sono crocchi, che okay. Vuol dire tipo handicappato, insomma. Una roba. Ah. Cioè è abbastanza cattivo. È un po' come le parole terrone e polentone, sì, che sì, siamo proprio, infatti, siamo si scherza un po', ma noi chiamiamo i terroni quelli al sud e qua siamo i crocchi. Ci sono scuole tedesche e italiane, mm-hmm. Ma si parla il tedesco e l'italiano, okay. Anche l'inglese. Ok. Però fuori parli più l'italiano, insomma tra i giovani parli italiano. Oggigiorno, tipo, come vivete queste due culture? Ci sono mai dei momenti sconfortevoli tra Bolzano, Sud Tirolo, Alto Adige, italiano, tedesco? O è tranquillo? Ma per dire la verità, guarda, tu vedi la differenza soprattutto in confronto al resto dell'Italia. Cioè, se tu sei un po' attivo in internet, c'è una pagina, per esempio, da noi si chiama Welcome to Favelas, no? E lì mandi sempre tutto quello che succede, insomma, nei quartieri del sud, anche qua dal nord. Adesso con i mondiali, cioè con gli europei, c'era un casino da noi sempre, no? Sì. Per l'Italia. E questi al sud continuano a sputtanarci, no? Fanno questi tedeschi di merda, che cazzo ne sanno dell'Italia, roba del genere. Cioè lo senti in confronto al resto dell'Italia. Qua siamo più uniti. Cioè qua ce l'hai male solo nelle valli, se sei un italiano ti becchi un contadino che proprio ha visto magari la guerra. Quello ancora ce l'ha con gli italiani. Sì, sì. No? Certo. Quella, la gente va generazionale tanto. Sì. Avete un piatto, una specialità sul tirolese che preferite? Madonna, ce ne sono i cannelloni o i schluzza. Sì, mm-hmm. Sono un sono quelle polpette? I cannelloni. Sì. Quelli rotondi, però di impasto. Sì, le ho prese ieri. Sì. Tempo. Buone. Quella è una bomba. Poi le mezzalune. Di Schluzza? Sì, Schluzkraft. Schluzkraft si dice da noi, Schluzkraft. Sono tipo delle cose di delle impasto. Mezzelune. Sì, mezzelune con spinaci dentro. Come dei tortellini. Cioè, ecco, come tortellini. È una pasta ripiena. Esatto, sì, esatto. Con spinaci. Bello. Quello è buono. Poi il classico da noi, Schüttelbrot con specchi, insomma, quello lo mangi freddo. Che cos'è? Un pane duro, proprio duro, cioè fai così, si spezza in due pezzi e lo mangi con specchi. Specchi. Specchi con bacon, insomma. Benissimo. Tradizionale. Ok. E altre cose che volete dire sul Sud Tirol? O no? Fammi pensare, boh, dovrebbero aprire un po' la mente tutti quanti, ti giuro. Sì. Se non vai mai via... Non si cambia la tua mente, devi cercarti l'ispirazione altrove. Quello è brutto. E per questo se ne vanno tanti giovani. Sì, 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 yeah. Qua non c'hai possibilità. Io se non fossi tornato per il bar, sarei ancora a Vienna o in altre parti, perché qua è sempre lo stesso. È un peccato, sì. Anche perché la qualità, il tenore di vita qui è molto alto rispetto sì, al resto dell'Italia. C'è il lavoro. Certo. Va bene, grazie ragazzi. Figurati.